Hi, I'm Jorge from Mexico, and this week I present to you Open Up. Enjoy it. Sei tornato. Perché non mi hai fatto sapere nulla? Potevo venirti a prendere all'aeroporto. È stata una decisione dell'ultimo minuto. Volevo farti una sorpresa. Beh, ci sei riuscita. Giulia, la cena è pronta. Ok. Quindi, raccontami qualcosa. Com'è andata? Te l'ho detto al telefono. È andata bene, per quanto possa andare bene in un luogo del genere. Però i ragazzini erano fantastici, quindi ne è valsa la pena. Sono sicuro che lo fossero. Sono felice che tu l'abbia potuto fare, però mi sei mancata tanto, tanto. Te come stai? Sto bene. Che succede? Sono stanca. Cos'altro? Niente. Non mi sembra. Invece è così. Se magari proviamo a parlare, non so.
Giulia. Cosa? Parlami, voglio aiutarti. Non ho bisogno del tuo aiuto. Magari hai bisogno di qualcuno con cui parlare. Io sono qui. Spero che tu lo sappia. Non posso continuare così. Cosa vuoi che ti dica? Spiegami. Voglio sapere come ti senti, come stai. Mi sento uno schifo, ok? Ma voglio solo aiutarti. Tu non sai neanche di cosa stiamo parlando. Prova a spiegarmi, no? Non capiresti. Dimmi. Un sacco di sofferenza. Dolore ovunque. Certi giorni era facile dimenticarselo, grazie ai bambini. The rebels are coming. What? We need to get the children out of here. Sure, sure. You go this way and you come. Okay. Okay. Bastava uscire dalla scuola per rendersene conto. Corpi dilaniati, proiettili che volavano ovunque. Uno mi ha quasi colpito. Non mi sento più sicura da nessuna parte. Ho bussato così forte a quella porta. Sai, quando avevo 3 anni stavo per morire soffocato. Qualche secondo in più non ce l'avrei mai fatta. Mi ha salvato mio zio. Sono contenta che tu ce l'abbia fatta. Parlami un po' dei bambini. Giocavano insieme e ridevano sempre. E mi sono chiesto spesso come fosse possibile. Altri giorni invece mi era chiarissimo. In fondo quei sorrisi stanno salvando quei bambini. E hanno salvato me.